Industria. Ah, ecco, benissimo, io non avevo identificato. E poi i sindaci delle città che hanno fatto una scommessa sulle ZES, e cioè il sindaco di Ortona, che ho visto il sindaco di Ortona in una zona di sicurezza per la sua appartenenza politica, e tra dentro e fuori rispetto al recinto. Poi c'è la sindaca brava di San Salvo, dov'è? Eccola qui, il sindaco di Vasto, il sindaco di Pescara, il sindaco della città che ospita l'Interporto. Mi pare di non avere dimenticato, sono quelli che hanno fatto scommessa, il sindaco di Atessa, chiedo scusa, purtroppo io ti vedo già altrove, questo è il punto. Ci accomodiamo, cominciamo, e fra qualche minuto arriva il ministro De Vincenti. Adesso la palla a te, cominciamo, tanto già sappiamo il compito svolto a casa, e poi De Vincenti ci darà le risposte e anche lo sottoporremo alle nostre questioni. Poi ci sarà velocemente, tra il primo e il secondo dei turni di dibattito, la parte con il bravissimo e da noi stimato sindaco di Firenze, che mi fa piacere possa seguire anche come costruiamo questa parte a favore dell'economia dell'Abruzzo. Guadagniamo una sedia, dai. Allora, io intanto volevo ringraziare per questa straordinaria occasione, insomma, che mi viene offerta, anche se su un convegno molto specialistico, perché le ZES sono una previsione del tutto nuova rispetto almeno all'ordinamento italiano, insomma, se n'è prevista la realizzazione soltanto nel decreto per il mezzogiorno che è stato convertito all'inizio del mese scorso, che fornisce un quadro giuridico di tante misure per il sud, in particolare per queste zone economiche speciali che attraverso una serie di benefici accordati alle imprese che intendano venire a investire in queste aree speciali, anche attraverso il credito d'imposta, le semplificazioni, promette di attrarre investimenti su territori diciamo che potrebbero registrare un grande salto economico rispetto al passato. Allora, io inizio subito con la provocazione, e cioè rispetto all'Abruzzo ho come l'impressione che nel corso dell'iter di conversione della legge c'è qualcuno che ha fatto pressione affinché l'Abruzzo rientrasse in queste ZES e che quindi non sfumasse anche per questa regione la possibilità di partecipare a questa grandissima occasione. Ora, l'identikit mi fa guardare dalle parti del presidente Luciano D'Alfonso, che diciamo, nel corso dell'iter di conversione, soprattutto in commissione, è comparsa questa norma della ZES interregionale, perché appunto poi c'erano dei candidati naturali come per esempio il porto di Gioia Tauro per la Calabria e la Campania con Salerno e con Napoli. Per l'Abruzzo è stata prevista la possibilità di istituire una ZES interregionale. Come è andata questa opera di persuasione per far inserire l'Abruzzo in questo quadro? Allora, Ilaria, grazie. Adesso indosso i panni dell'interventore interveniente. Io sono molto soddisfatto che ci troviamo qui anche con colori politici diversi, in ragione però di una stessa responsabilità istituzionale, promuovere l'economia territoriale. Ringrazio i sindaci intervenuti, invito il sindaco di Manoppello ad accomodarsi, a superare anche, diciamo, l'ossequio che si ha per una festa di partito. Io so che sono almeno 30 anni che in Italia si dibatte per fare in modo che si introducano strumenti di flessibilità finanziaria, fiscale, amministrativa a favore di territori che devono meritare attrattiva industriale.
qui ci sono studiosi di economia che hanno qualche anno meno di me, che sanno anche localizzare storicamente quando è cominciato questo dibattito. Io posso citare un nome caro alla cultura di sinistra, Macciocca per esempio, Giorgio Macciocca, o Isaia Sales di Napoli, o Manin Carabba, uno dei migliori magistrati della Corte dei Conti. Ne avessimo tutti come lui, che ha studiato l'economia e poi ha studiato le procedure per la contabilità. E loro hanno detto: non è vero che il denaro da solo, il denaro spinge l'economia, l'abbondanza di denaro da solo fa la magia dell'economia spinta in avanti. C'è bisogno di mettere mani alla defiscalizzazione e soprattutto alla semplificazione delle procedure, arrivando a concepire anche le procedure zero. Dopo 30 anni di dibattito, qualcosa scritto e detto anche di Rita, con i famosi contratti d'area e i patti territoriali, finalmente in una legge organica, con la forza e l'ambizione del codice, perché è una compiutezza quella che si trova nel DL Mezzogiorno, noi troviamo questo strumento. Non vedevo nella mia direttrice di sguardo Stefania, la nostra assessora emerita della Regione Abruzzo, Stefania Rista, che di sicuro ha incrociato, diciamo, da più lati di lettura questo grumo tematico anche accademico che poi è diventata anche pretesa normativa. Finalmente ce l'abbiamo. A chi è rivolta questa strumentazione di spinta in avanti per l'economia? A quali territori? Alle regioni in ritardo, che sono le regioni... Ah, ecco il ministro. Ministro. Grazie ministro. Claudio, se guardi a destra trovi anche un amico speciale, il sindaco di Firenze. Un saluto a Claudio De Vincenti, che poi vi dico ha fatto tanto a favore dell'Abruzzo col presidente Renzi e lui come ministro, allora sottosegretario e adesso ministro del Mezzogiorno e della coesione territoriale. Ciao Claudio. Scusate che vi interrompo. Abbiamo cominciato sapendo che tu non sprechi neanche il tempo. Allora, alla domanda provocazione di Ilaria Proietti io sto rispondendo come nasce questo strumento, perché ci abbiamo tenuto tanto e a chi è rivolto, alle regioni del Mezzogiorno e naturalmente anche a quelle regioni che sono concepite giuridicamente, regioni in transizione che siamo noi, la Sardegna e il Molise. Rispetto al DL, al momento della conversione abbiamo molto dialogato col ministro De Vincenti. Anche nella famosa giornata della Badia di Celestino, non abbiamo bisogno degli operai. Stavolta mi alzo io e dirò a mia figlia di rimanere ferma. Bene, anche allora discutemmo sulle ragioni di consentire anche alle regioni, diciamo, che non erano state giuridicamente sagomate nella stesura del DL, di poter accedere a questo strumento. Io perché lo vedo come potentissimo? Dovunque c'è stata l'utilizzazione della flessibilità fiscale, amministrativa e procedurale, le imprese si sono trovate in una naturale alleanza con le istituzioni, come se si facessero delle associazioni temporanee di impresa tra l'operatore economico e l'istituzione. Noi dobbiamo fare una rivoluzione dentro la pubblica amministrazione, superare la dualità che c'è tra istituzioni e impresa quando si crea la ricchezza. Deve nascere la cultura del patto, proprio della promiscuità collaborativa e della complicità. Con questo strumento noi ci arriviamo, io voglio l'entusiasmo dei sindaci. Perché a differenza di altri strumenti che quando avevano bisogno di essere concepiti territorio, c'era bisogno della continuità territoriale. Qui si può anche scavalcare l'obbligo della continuità territoriale che per altri strumenti, pensate alla carta degli aiuti rispetto alle provvidenze controllate dalla dimensione comunitaria, lì c'è bisogno della continuità territoriale. Noi possiamo metterci una realtà portuale e un sito capiente che per esempio si trovi, purché ci sia coerenza col programma di investimento, ad Atessa per esempio, che per noi è la magia dei siti attrattivi industriali dell'Abruzzo. Noi faremo l'impossibile, andremo anche oltre l'attuale dotazione normativa, volendo scrivere col ministro De Vincenti anche la parte attuativa, operativa e regolamentare. E vedo che lui è molto disponibile su questo fronte, avendo l'unica ambizione che accadano i fatti economici.
Io voglio ringraziare l'autorità portuale, Claudio, qui c'è il segretario generale di Ancona. Sapendo che c'è una partita aperta con Ancona, noi come Abruzzo abbiamo fatto i compiti a casa, oggi siamo la sposa cercata da Ancona e da Civitavecchia, e a norme attuali decidono le regioni, essendo saltata la riforma di cui al referendum finito al 4 di dicembre. Io ho lavorato per il sì a quel referendum, però la riforma che non è passata mi ridà il potere di assetto infrastrutturale che noi non stiamo adesso esibendo, perché mi va bene, però una logica competitiva ci fa avere due forni rispetto a quello che più ci dà ragione. Io mi fermo qui, la parola a te. Allora, io invece, proprio perché l'ha tirato in questione, vorrei sentire proprio questo signore lì, cioè Matteo Paroli, che è incidentalmente il segretario di una grandissima autorità di sistema portuale, e anche a lei faccio una provocazione. Cos'è la ZES, cioè il sistema di incentivi, di benefici, di semplificazioni? Cos'è senza un sistema di trasporto a monte che sia efficace? Perché le ZES che hanno funzionato nel mondo, a Tangeri anziché in Polonia oppure in Hong Kong, potevano contare o sono state vincenti come risposta, perché il territorio ha saputo costruire attorno a questo groviglio di benefici e di semplificazioni un sistema che poi è restato al territorio anche oltre la durata del beneficio e dell'incentivo. È assolutamente così, dottoressa. Intanto ringrazio per l'invito, porto anche i saluti del presidente dell'autorità di sistema portuale, il dottor Giampieri. Le zone economiche speciali sono delle aree circoscritte all'interno del territorio di uno Stato, all'interno delle quali non solo gli ambiti doganali hanno una semplificazione rispetto a quelli che sono gli ordinamenti standard, ma anche i benefici fiscali che le imprese vanno ad effettuare all'interno di queste aree creano un volano di investimenti aggiunti che poi ricade in maniera veramente molto diretta sul territorio. Quello che la dottoressa Proietti diceva è assolutamente vero. Nel mondo ci sono circa 2700 zone economiche speciali già istituite. Alcune hanno funzionato, funzionano. Shenzhen era un villaggio di circa 20.000 pescatori negli anni 80, al sud della Cina, ai confini di Hong Kong. Oggi è una città, ripeto, degli anni 80, 20.000 pescatori. Io sono stato a Shenzhen lo scorso anno, 11 milioni di abitanti, ed è la Silicon Valley della Cina, alle porte con un sistema logistico, trasportistico, fluviale, aeroportuale e portuale tra i primi al mondo. Shannon è stata la prima zona economica speciale istituita nella vecchia Europa nel 1959. L'Irlanda aveva vissuto una crisi economica veramente drammatica, l'istituzione di una zona economica con regolamentazione fiscale doganale particolare ha fatto sì che giganti dell'economia mondiale, la General Electric, la Intel, che stava nascendo come in settori naturalmente molto simili rispetto a quelli che fa oggi, cioè microconduttori, CPU, stava veramente avviando uno sbarco in Europa e ha trovato in questa zona economica speciale un modo di essere, una sua prospettiva. Ci sono state, la Polonia è l'ultimo esempio, ne sono 14 zone economiche speciali in Polonia, tutte assolutamente di massima priorità. Pensate che il PIL delle zone polacche in cui è stata istituita la zona economica speciale ha avuto un incremento dell'11,6% negli ultimi anni. Ci sono però anche casi, dottoressa, in cui le zone economiche speciali non hanno funzionato. E cito gli esperimenti che sono stati fatti in molti paesi africani. Che cos'è che non ha funzionato? Eppure i benefici fiscali erano anche lì stati concepiti. Beh, non hanno funzionato due cose. La prima è che sono state istituite sconnesse dalla rete logistica trasportistica di quel paese. E quindi sono state create delle isole, una specie di, come posso dire, piccole isole deserte, però, perché non interconnesse con i sistemi di trasporto di quegli stati, di quei paesi.
e non ha funzionato perché le merci hanno bisogno di facilitazioni per arrivare e per uscire dai luoghi di produzione o di destino. La seconda cosa che non ha funzionato è stata la burocrazia, che non ha saputo intervenire nei procedimenti economici con la snellezza che l'economia oggi richiede in Europa, in Asia, in America, in Africa. Il decreto legge 91 da questo punto di vista, devo dire, ha guardato veramente con lungimiranza a quelle che sono le necessità economiche del paese, perché ha fatto sì che le zone economiche speciali potessero essere istituite, possano essere istituite laddove una rete trasportistica portuale è presente, una rete trasportistica portuale connessa alle reti trasportistiche europee peraltro, quindi solo laddove è possibile includere un porto core, come si dice, all'interno di una zona economica speciale, ecco che lì è possibile istituirla. E l'articolo 4 del decreto legge prevede anche la possibilità che le ZIS godano di particolari procedure di semplificazione amministrative che potranno essere concordate nel business plan che le regioni proponenti dovranno predisporre direttamente con il settore economico, bancario e imprenditoriale, oltre che amministrativo della ZIS stessa. Quindi direi che ciò che non ha funzionato in alcune zone è stato ben tenuto conto da parte del legislatore, che è intervenuto specificamente per poter far sì che l'esperimento italiano non cada negli stessi problemi. Allora, chiediamo al legislatore, eccolo qui. Allora, il legislatore e il Parlamento. Voi avete messo, almeno sembra che il governo, e lei l'ha rivendicato pochi giorni fa sul Corriere della Sera, avete messo il Sud di nuovo al centro dell'agenda del governo. Avete infiocchettato una serie di misure destinate al Sud, dalla misura Rimango al Sud per i giovani, alla Banca delle Terre, le ZES, eccetera. E sulle ZES in particolare va risolto il nodo con l'Europa, nel senso che nell'ambito della prospettazione che è stata fatta in Europa, che vede come ovvio di malocchio qualunque misura che possa nascondere un aiuto di Stato oppure peggio, insomma, una misura di assistenzialismo mascherata da qualcos'altro. Volevo capire in che forme si riuscirà a convincere l'Europa che la ZES sia una misura altra rispetto all'aiuto di Stato, e quali sono i punti di caduta, nel senso che io ho visto che avete individuato alcuni paletti soprattutto per le aziende che devono essere aziende sane, e quindi già questo dovrebbe rassicurare che non si va a prendere l'incentivo per portarlo per altri fini, insomma. Secondo lei come andrà a finire da questo punto di vista? Poi ovviamente ho un milione di altre domande, innanzitutto sulla tempistica del decreto che dovrà dare attuazione a questo quadro giuridico che avete configurato con il decreto Sud, e soprattutto quali sono le ZES che a suo avviso partiranno per prime? Allora, intanto grazie dell'invito, poi solo per amore della precisione, allora il legislatore naturalmente è il Parlamento, il governo è un proponente di norme, è legislatore pro tempore quando scrive un decreto legge, ma per 60 giorni, dopo 60 giorni o il Parlamento lo ha varato oppure quelle norme decadono. No, non dico questo non per altro, ma perché è importante ai miei occhi avere molto chiaro che il governo è per un verso un proponente di norme e per altro verso un attuatore di norme, perché l'azione amministrativa è altrettanto importante dell'azione legislativa. E anzi è propria del governo l'azione amministrativa, non a caso insomma è l'esecutivo. Adesso scusate questa brevissima parentesi, adesso ci attende una forte azione amministrativa appunto, che è il nostro dovere come governo. Il primo passaggio è quello che lei diceva, giustissimo, con l'Unione Europea. In parallelo però, mentre conduciamo il confronto
con la Commissione europea, vareremo nei termini previsti dalla legge, io credo fine settembre, inizio ottobre, come obiettivo che abbiamo, il decreto del Presidente del Consiglio attuativo della normativa sulle ZES, che ci consentirà poi di passare all'istituzione delle singole ZES. Anche quelle avverranno una per una, o per ogni ZES ci sarà un decreto del Presidente del Consiglio specifico, su proposta delle regioni, cioè saranno le regioni a proporci la configurazione della ZES e noi poi faremo il decreto del Presidente del Consiglio. Allora, il passaggio a Bruxelles, noi abbiamo già cominciato a interloquire con Bruxelles a primavera scorsa, annunciando alla Commissione europea e in particolare alla Commissione alla DG Concorrenza che avevamo in preparazione questo istituto delle ZES. Abbiamo poi fornito, una volta varato il decreto legge, nel testo iniziale abbiamo fornito subito quel testo con una mia trasmissione formale alla commissaria Vestager per segnalare che stavamo adottando quella normativa e quindi poter avviare l'interlocuzione operativa con Bruxelles. Adesso abbiamo mandato a Bruxelles il testo come uscito dal Parlamento e nel corso del mese di settembre comincia l'interazione, prima a livello tecnico e poi conclusiva a livello politico. Le reazioni che abbiamo avuto finora sono positive. Teniamo conto che in Europa già esistono esempi di ZES che sono giudicati compatibili dalla Commissione europea. È stato fatto l'esempio delle 14 ZES polacche. La nostra normativa io credo sia di grande rigore, quindi credo che non si presti a possibili equivoci sulla questione degli aiuti di Stato, nel senso che intanto chiarisce molto bene la delimitazione delle ZES e al centro noi abbiamo messo la presenza, lo ricordava prima il dottor Parodi, la presenza di porti che abbiano respiro europeo e collegamento con le reti di trasporto europee. Questo credo che intanto sia un'indicazione molto seria a Bruxelles, perché delimita in modo inequivoco l'ambito entro cui si potrà procedere con i benefici per gli imprenditori che investono nella ZES. Segnalo che il beneficio non è solo quello fiscale, anche se è importante. Nel testo abbiamo previsto che naturalmente a condizione che l'investimento abbia una durata significativa, importante, questo lei ha ragione quando diceva prima, è un altro segnale di serietà, diciamo, non è una normativa da prendi soldi scappa, insomma, è il contrario. Abbiamo previsto che se l'impresa vuole godere dei benefici previsti per la zona economica speciale deve mantenere la sua attività per almeno 7 anni, attenzione, perché 7 anni significa 10, perché un investimento serio, forte nella logistica o anche nelle attività industriali che stanno intorno al porto richiede tranquillamente 2-3 anni di tempo per essere pienamente realizzato, e quindi stiamo parlando di prospettive come minimo decennali di attività dell'impresa in quella ZES. Abbiamo previsto come beneficio fiscale il fatto che il credito d'imposta che abbiamo già varato per gli investimenti nel Mezzogiorno, parentesi, sta dando risultati molto importanti. Nei primi 6 mesi dell'anno, del 2017, abbiamo richieste di credito per 800 milioni, significa investimenti aggiuntivi nelle 8 regioni del Mezzogiorno per circa 2 miliardi di euro. Questo è quello che
già sta producendo il credito d'imposta che abbiamo pagato durante l'inverno scorso. Dicevo, per la ZES noi prevediamo che quel credito d'imposta sia prolungato e abbia un plafond di investimento più alto, perché vogliamo attirare investimenti anche di grande consistenza, quindi la portiamo a 50 milioni di investimento come plafond. Però non è solo questo il beneficio che abbiamo previsto per chi investe nelle ZES, ma abbiamo previsto dei benefici regolamentari che consentono di snellire le procedure, di avere tutte le procedure non solo doganali ma anche in generale di movimentazione delle merci, penso a procedure di verifica sacrosante, si tratta di farle bene ma accelerate in materia ambientale e sanitaria, che sono in questo momento tra le cose che frenano di più la velocità nel movimento delle merci nei porti italiani, e quindi doganali, regolamentari e di accesso alle infrastrutture, quindi un accesso facilitato alle infrastrutture che le autorità portuali saranno chiamate insieme con gli altri soggetti che partecipano alle ZES a mettere in campo. Ecco, io credo che questo insieme di opportunità sia del tutto compatibile con la normativa europea. Le prime reazioni da Bruxelles sono positive, adesso entriamo nel merito e quindi nelle prossime settimane andiamo ad una discussione più nel merito con la DG concorrenza. Sono molto fiducioso che rapidamente arriveremo alla conclusione di questa procedura. Poi, nel frattempo, l'altra domanda che lei mi ha fatto, ripeto, i tempi di attuazione del primo decreto del Presidente del Consiglio, quello di che dà le regole di fondo al funzionamento delle ZES, io credo che questo ci sarà, ripeto, da qui ai primi di ottobre e dentro l'anno l'istituzione delle prime ZES. Noi abbiamo già due proposte che sono state avanzate da due regioni, cioè la Calabria per Gioia Tauro e la Campania per il sistema portuale Napoli, Salerno e l'interporto di Nola. L'Abruzzo e il Molise non hanno ancora potuto presentare le proposte, anche perché non si sapeva fino al decreto legge se era possibile immaginare una ZES per l'Abruzzo e il Molise. Ci abbiamo lavorato molto, lo ricordava prima Luciano D'Alfonso, l'interlocuzione è stata molto positiva con lui e con Paolo Frattura e abbiamo individuato una modalità che consente di anche alle regioni Abruzzo e Molise, sui loro porti principali, collegandoli, di costituire una ZES interregionale che goda delle stesse caratteristiche che hanno i porti core, in particolare quello del collegamento in rete. Allora, abbiamo capito che ci sono già due proposte mature, no? E quindi per chi vorrà poi cercare di presentare una domanda, e qui appunto poi dovrà fare la sua parte la regione, però la regione dovrà pur contare sulla collaborazione del territorio, nel senso, qui vedo tanti sindaci che non conosco personalmente perché sono nuova di qui, e immagino anche di diverso colore politico. Ecco, il territorio cosa ha bisogno per collaborare con la regione affinché anche l'Abruzzo possa avere accesso a questi benefici? E voi, secondo voi è pensabile superare la logica del campanile e cercare di collaborare in vista di una presentazione di un progetto comune che ha bisogno di una visione e di uno spirito? Su questo farei un giro tra di voi, insomma, perché poi riconosco per fama il sindaco di Vasto, il sindaco Alessandrini, il collega neosindaco di Atessa, San Salvo, ecco, grazie, perdonatemi, sono straniera. Quindi ecco, volevo capire, i vostri territori hanno inteso
di che cosa stiamo parlando, di che opportunità stiamo parlando e diciamo che livello di collaborazione pensate di poter attivare su questo, superando anche al limite forse qualche competizione, qualche campanilismo, insomma, poi del discorso dei TAR, dei tribunali amministrativi regionali magari ne parliamo un altro giorno, però insomma per quel che è nelle vostre facoltà, io vedo che c'è il presidente della regione che insomma poi non è incline alla pigrizia, vi sprona, vi sollecita una vostra collaborazione, quindi ecco farei su questo un giro di tavolo. Io? Ok. Sì, una domanda molto interessante perché ci pone di fronte a due problemi. Il primo, che cosa il territorio chiede alla regione per affrontare strumenti così importanti, strumenti giuridici a ricaduta economica così importanti, e per affrontarli al meglio. La seconda questione, come superare eventuali conflittualità nel, diciamo, nei sistemi produttivi che ci sono in questa regione. La prima cosa io ritengo e il ruolo importante che la regione può avere nel coordinare noi sindaci, ovvero nel metterci a tavolino, nel indurci a ragionare attraverso un coordinamento regionale che faccia da filtro, che faccia da riflessione sui temi che i sindaci mettono rispetto a questioni importanti come la ZES. La questione invece del conflitto, e vado velocemente anche per dare spazio agli altri colleghi, la questione di eventuale campanilismo che potrebbe nascere, noi perlomeno nel nostro sistema abruzzese è un problema che si pone in realtà molto poco, in quanto le nostre portualità hanno nel tempo maturato una grande capacità nel andare verso le specificità. Che voglio dire? È naturale che se il porto di Ortona si è oramai contraddistinto per la cantieristica e per altri settori, indubbiamente il porto di Vasso non farà cantieristica. Il porto di Vasso è divenuto in questi anni un porto di riferimento per le rinfuse, per quanto riguarda il chimico, il petrolchimico, per quanto riguarda una banchina che è una delle più grosse del bacino portuale, con oltre 40, siamo arrivati ai 46.000 metri quadri di spazi, per cui ognuno di noi ha delle proprie specificità che ci consentono di fare tesoro, di creare un sistema virtuoso che poi tenderà a costruirsi, a tessere, insomma a incasellarsi, come piaceva dire a un poeta, come vimini di un cesto intorno al sistema ZES. Questo, diciamo, rispetto a queste due domande, io ritengo che è necessario un coordinamento regionale, su questo il Presidente si è attivato fin dai primissimi momenti, mettendoci intorno a un tavolo e a ragionare su ciò che ciascun territorio ha come ambizione e ciò che ciascun territorio nutre. Io affianco a me ho il sindaco ad esempio di San Salvo, che è il sindaco ospitante, una delle più grandi realtà produttive insieme alla Vallata del Sangro dell'Abruzzo, la realtà ospitante delle grandi multinazionali, e insieme quindi non possiamo che ragionare in maniera seria, serena, a sistema intorno a questo tema. Per cui sarà importante il ruolo dei comuni nel porre le domande, nell'affrontare il dibattito, ma ancor di più la capacità di coordinamento degli enti sovraordinati su uno strumento così importante. Sulla conflittualità, in realtà, sui campanilismi, io credo che siamo già superati in ragione e in virtù di quello che i nostri porti, in via del tutto naturale, si sono riusciti a conquistare nel tempo e negli anni. Buonasera a tutti, buonasera Ministro, grazie Presidente per averci voluti tutti qui stasera. Io intanto parlo da una prospettiva politica diversa dalla tua Presidente, anche dalla sua signor Ministro, e da questa prospettiva diversa mi devo complimentare per l'istituzione delle ZES, tanto per dire che credo che, come sollecitava il Presidente che mi diceva 10 minuti fa, dobbiamo fare una rivoluzione, intanto la rivoluzione è culturale. Se si comprende che siamo di fronte a una grande opportunità per questa regione, a una grande opportunità per i nostri territori, beh, allora se si ha la responsabilità e la maturità
per governare la propria comunità, beh, allora non si può non collaborare, non essere collaborativi con i comuni di questa regione, con una regione che vuole portarci un passo avanti. Quindi questo è un fatto di maturità e di responsabilità su cui credo che possiamo lavorare con grande serenità. D'altro canto, esempi di capacità di metterci assieme l'abbiamo avuta anche per altre questioni, il Parco Nazionale della Costa Teatina, una questione che ci ha visti contrapposti per molto tempo. Credo che forse con la tua mediazione, Presidente, siamo riusciti a trovare una via di sfogo opportuna. E, come dire, a voi davvero i miei complimenti. Noi come amministrazione 6 anni fa abbiamo iniziato a perorare la causa della zona franca, proprio perché siamo un territorio che ospita una realtà produttiva importante insieme alla Val di Sangro. Qui vedo il sindaco di Atessa, noi costituiamo il 70% del PIL di esportazione della nostra regione, quindi siamo stati un po' la locomotiva dell'Abruzzo, ma forse addirittura tutto il Mezzogiorno appena dopo il dopoguerra. Quindi sentivamo già da allora la responsabilità di immaginare qualcosa che ci portasse fuori da un paese che è ingessato, soprattutto prima ancora della defiscalizzazione. Guardi, signor Ministro, per le nostre imprese è importante raggiungere il tempo zero per le procedure amministrative, quello che diceva il Presidente della Regione. Quindi immaginavamo che avremmo trovato strada facile in un momento 2012 in cui eravamo in piena crisi economica di poter lavorare insieme alle istituzioni regionali e governative per l'istituzione in questa realtà produttiva così tanto importante della zona franca. In realtà, come diceva bene la dottoressa, la giornalista, ci siamo visti subito rispondere a una cosa che in Europa non passerà mai, perché tanto è considerata un aiuto di Stato alle imprese e quindi non passerà mai. Quindi oggi che voi avete elaborato un quadro chiaro, come dire, anche forte, saldo nei presupposti, beh, noi non possiamo altro che essere entusiasti. E per quello che riguarda il territorio del Valsese, credo che con Francesco lavoreremo affinché nessuno ci impedisca di cogliere questa opportunità. E questo mi taccio, concludo davvero ringraziandovi, perché era proprio quello che noi aspettavamo. Grazie, signor Ministro. Grazie. Io mi limiterò, come dire, in questa occasione a fare il cronista del territorio da cui provengo. Sono sindaco da poco più di 2 mesi, quindi sto facendo apprendistato, sto imparando, ho cercato dall'inizio di capire la proposta e l'occasione, diciamo, irripetibile, forse l'ultima occasione per alcuni dei nostri territori, che grazie alla Regione, in questo dobbiamo ringraziare sicuramente il Presidente D'Alfonso per aver colto questa opportunità, però adesso sta a noi inverarla, portarla al termine fino in fondo. Io sono stato la settimana scorsa alla Sevel, che sta nel mio territorio. La Sevel, nonostante tutto, è poco conosciuta, è una delle aziende leader nel mondo per i veicoli industriali. La maggior parte dei veicoli, seppur con nomi diversi poi di marche, vengono prodotti lì. Io ho parlato con i dirigenti e ho chiesto loro se erano interessati, però quello che ho avvertito è una sfiducia di fondo da parte della dirigenza, perché dice voi, dico no, non dica a lei, so che è nuovo, anche se non è giovane, ma è nuovo del mestiere, ma sono venuti qua nel corso degli anni a dirci, e noi vi ridiciamo sempre le stesse cose, le infrastrutture, dove portiamo i nostri mezzi, dico sì, ma adesso faremo la posa della prima pietra per la Fondovalle Sangro, e lui però mi risponde, ma già 3 anni fa siete venuti tutti quanti a prometterci questa strada e forse tra 15 giorni si porrà la prima pietra, dopo 40 anni che la Fondovalle Sangro attende di essere completata. Nel frattempo le condizioni dei trasporti, le condizioni infrastrutturali sono peggiorate, perché i camion non possono nemmeno più passare in quelle stradine strette, perché ci sono alcuni ponti danneggiati, devono andare a fare un giro più lungo, le cose sono peggiorate. Ecco perché, e questa veramente un'ultima occasione, perché mi dicono anche lì, dice, potrebbero venire anche altre aziende, ci sono altre 2 aziende che vogliono venire,
ma che cosa vengono a fare? I trasporti non ci sono, ci sono cali di energia che ci fanno perdere ogni volta che c'è il blackout decine e decine di milioni. Dice: noi non crediamo più alle promesse che ci fa la politica. Quindi io penso che la ZES sia anche un'occasione per riaccreditare l'amministrazione, per riaccreditare la politica, perché se dimostriamo che in tempi rapidi, in tempi certi, riusciamo ad apportare questi cambiamenti, questi benefici, soprattutto alle zone produttive che possono essere ancora più produttive, l'ha detto Tiziana, la produzione del PIL abruzzese sta lì. E questa è una delle aziende leader nel mondo, e lui mi ha detto, lui dico il direttore della Sevel, dice: ma noi a questo punto siamo più interessati a guardare fuori d'Italia, il fattore territorio è considerato una palla al piede per queste industrie, per queste fabbriche. Quindi il rischio è che non è che solo che perde l'Abruzzo, ma perde l'Italia se perdiamo alcune fabbriche, alcune eccellenze che ci sono in questa regione e che per arretratezze delle infrastrutture non trovano, diciamo, un terreno, una realtà che li facilita, li aiuta. Parlavo dell'energia, parlavo appunto dei trasporti, delle infrastrutture sono essenziali. I porti, noi ci dobbiamo fare l'autocritica, caro Francesco, un po' tutti quanti. Perché? Perché il campanilismo è vero, ha pesato. Noi oggi in Abruzzo non abbiamo un porto degno di questo nome, perché fino adesso i campanilismi hanno pesato. Se avessimo un porto degno di questo nome, non dico magari di dimensione europea, ma che si può misurare sulla dimensione più larga di quella localistica, avremo anche più aiuteremo chi vuol portare la ZES da queste parti. Mi auguro adesso che le sinergie tra le nostre città portuali portino finalmente ad avere qualcosa che ci permette di guardare in avanti. Il tempo perduto non lo recuperiamo certamente, e dobbiamo però correre, anche perché appunto queste aziende, le aziende che producono e guardano un mercato globale, multinazionali che sono ormai anche nei nostri territori, nella nostra regione, guardano altrove. La Polonia è un esempio virtuoso di applicazione delle ZES, ma non possiamo farci battere dalla Polonia. Siamo indietro, siamo molto indietro, questa è un'occasione, è una grande speranza, una grande opportunità che si apre per i nostri territori, soprattutto per quei territori che possono dare ancora un contributo al miglioramento delle attività industriali e produttive della nostra regione, ma direi del nostro paese Italia. Cerchiamo di non perderla e diamoci tutti da fare. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera agli illustri membri del tavolo di presidenza, come si suol dire, il ministro De Vincenti, ormai abruzzese doc, gli dovremmo dare una, diciamo, tessera sanitaria, no, ma comunque un grato ringraziamento, il governatore D'Alfonso, naturalmente i colleghi sindaci, un saluto all'area proietti che ho già avuto il piacere di incrociare con le sue affilate lame, e naturalmente un saluto a voi tutti, perché comunque è una bella serata questa, fa piacere che Villa De Risis, che è un bellissimo parco a due passi dal mare, si riempie di gente e di contenuti. C'è una mania in giro che è quella degli acronimi, ZES è uno di questi, però naturalmente è una cosa importante, se si ha la pazienza, come è stata fatta, come è stata seguita, come è stata realizzata, poi di perseguire dei progetti e degli strumenti normativi, si risponde alla domanda iniziale della giornalista, e cioè di cosa ha bisogno una comunità territoriale? Senz'altro di opportunità. Le opportunità sono offerte, fra le altre cose, dagli strumenti normativi, cioè da pezzi di carta che poi camminano e diventano opzioni, opportunità per la vita delle persone, per la vita economica delle imprese. Tante volte nell'esercizio quotidiano del mestiere di sindaco bisogna spiegare a un cittadino perché una cosa che sembra così facile, immediata, a portata di tutti, richiede un iter molto complesso, perché la burocrazia è un mostro a otto teste, quindi uno strumento che vale a semplificare le norme sostanzialmente, a dare opportunità, diciamo, finanziarie e di opportunità appunto alle imprese, è un qualcosa che c'è senz'altro utile e necessario. Sarete voi degni, comunità territoriali, di, diciamo, cogliere questa opportunità, o finirete vittima ancora una volta del campanile? Il campanile è una cosa terribile, perché
c'era un'era in cui ogni campanile per l'appunto voleva avere il porto, l'università, l'ufficio dell'INPS e cose di questo tipo. Adesso questo modello non funziona più e quindi, che ci piaccia o no, noi amministrazioni locali, naturalmente con il coordinamento degli enti superiori, dobbiamo fare massa critica, dobbiamo metterci insieme. L'ha detto bene Francesco Menna a proposito della portualità abruzzese, che in un certo senso omaggio a quel campanile di qualche decennio or sono, adesso inevitabilmente va verso la specializzazione, perché diciamo la natura, le infrastrutture che ci sono quelle, dobbiamo utilizzarle al meglio, magari senza aspettare appunto tanti decenni per la mitica Fondo Valle Sangro. Ne saremo degni? Io penso di sì, perché nella mia appunto esperienza quotidiana di sindaco vedo che le istituzioni non possono che far massa critica, mettersi insieme, essere disposte naturalmente a fare quel passo, non già indietro, il passo laterale, con un gergo simpatico della politica, un giorno dovremo fare un dibattito sulle parole della politica, il passo laterale o passo del torero, ho sentito dire anche questo, però significa che se noi siamo in grado di fare appunto, di cedere qualcosa rispetto alla nostra stretta necessità, di superare per un attimo questa dannata sindrome NIMBY per cui nessuno vuole una pista ciclabile sotto casa sua, e allora faremo cose buone e giuste per le nostre comunità. Grazie. Vediamo allora se anche il sindaco di Manopello, dove c'è l'Interporto, che è un pezzo importante da ZES, parla lo stesso lessico familiare che vorremmo parlare tutti insieme. Sì, grazie, buonasera a tutti. Infatti prima il presidente Alfonso mi diceva c'è il sindaco dell'Interporto, appunto per specificare. Sindaco di Manopello, De Luca Giorgio, saluto tutti quanti, saluto soprattutto il signor ministro, e questa è per noi un'opportunità da tener conto e da utilizzare. Perché signor Ministro, si deve l'Interporto? Lei quando fa l'autostrada Pescara-Roma, a 20 km qui da Pescara c'è l'Interporto d'Abruzzo, un interporto iniziato 20 anni fa che però oggi ancora non va per niente a regime. Io dico signor Ministro, quando abbiamo queste grandi infrastrutture vanno autorizzate, perché c'è bisogno che quando si realizzano soprattutto opere pubbliche devono dare il loro beneficio alla collettività. Questo ancora non è stato dato pienamente, è un interporto che nasce come diciamo zona di scambio ferro-gomma, la ferrovia è da poco arrivata, c'è pochissimo movimento, dobbiamo far sì, e forse grazie Presidente Alfonso a questa legge che si è riuscito a far sì che l'Abruzzo insieme alla Molise avesse questo beneficio, di mettere a regime l'infrastruttura che tutti quanti aspettano da anni. Questo che cosa significa? Far vedere che non abbiamo perso tempo, non abbiamo perso risorse, non abbiamo perso soprattutto territorio, perché abbiamo 100 ettari già utilizzati in quella zona, abbiamo 260.000 metri quadrati coperti, già pronti, lei prima ricordava 10 anni, ma lì abbiamo già questa struttura pronta, quindi potremmo recuperare anche nella tempistica. Ma soprattutto dobbiamo far sì che siamo a ridosso di un asse viario Roma-Pescara, Bologna-Bari e centrale, il casello autostradale a 200 metri, ha tutti i requisiti per lanciare questa zona che sta soffrendo tantissimo. Io mi auguro questo impegno, l'impegno della Regione, che questo si possa realizzare più presto. Lei ricordava prima l'interporto di Nola che state già facendo, sarà mio piacere se posso Presidente andare a vedere come stanno migliorando queste zone. Mi auguro che con il vostro grande lavoro, anche con il nostro piccolo supporto, perché noi siamo un comune di 7.000 abitanti, riusciremo a fare grandi e belle cose per l'Abruzzo. Grazie. Allora, non ci sono soltanto i ministri, governo non legislatore, non c'è soltanto il governatore, non c'è soltanto i sindaci, ognuno deve fare la sua parte, non c'è soltanto l'autorità, c'è anche uno straordinario centro di competenza che è quello dell'Università di Teramo. Abbiamo qui con noi Luciano D'Amico che è diciamo, uno dei massimi esperti peraltro di trasporti, è insomma, il magnifico rettore di Teramo, e quindi se volevo sapere se avete fatto un supplemento di riflessione su cosa sta producendo il master plan Abruzzo e cosa potrebbe produrre una misura come quella delle ZES. Grazie anche della bellissima domanda.
Io credo che le ZES, oltre alla rilevanza che è stata già sottolineata più volte, abbia un ulteriore significato. La vedo come uno dei tre pilastri dell'ottimo decreto, dell'ottima legge di conversione, uno dei tre pilastri insieme all'operazione Resto Sud e insieme ai cluster tecnologici nazionali. Perché tre pilastri e perché le ZES sono importantissime? Perché in realtà quello che si chiede alle nostre imprese è recuperare quel dumping fiscale che viene dai paesi di nuovo ingresso, di recente ingresso nell'Unione Europea, e si chiede di recuperare anche quel gap tecnologico, quel gap di competenze che è assolutamente necessario per mantenere alta la competitività. Ora, immaginare la costituzione di ZES, cioè immaginare delle zone in cui le imprese possano avere un'agevolazione fiscale, finanziaria e normativa, e immaginare contemporaneamente di offrire a queste imprese la possibilità di entrare a far parte, di avere benefici che potranno derivare dai cluster tecnologici nazionali, questa è una cosa che mi fa piacere sottolinearlo e complimentarmi con il ministro De Vincenti come ottimo proponente della legge, che con la legge vengono non solo riconosciuti e viene fissato il termine dei 60 giorni per la costituzione anche formale, ma soprattutto vengono finanziati, e vengono finanziati con risorse ingentissime. Mi sembra che questi tre pilastri insieme rendano la ZES non l'intervento, per quanto ottimo e necessario, di agevolazione per consentire alle imprese di recuperare quei deficit che dicevamo prima, ma mi sembra che in questo modo rientri in un quadro ben più ampio, che se poi consideriamo questo decreto un po' come la fase 2 degli interventi sul mezzogiorno, e cioè la fase che fa seguito a quel rilancio degli investimenti, il Master Plan per il Sud e i patti per il Sud, sapendo, cito un unico dato, Svimez stima in 1,85 il moltiplicatore della spesa pubblica nel mezzogiorno. È un dato altissimo. Nel nord il moltiplicatore ha un valore di 0,50, come dire, un euro investito in opera pubblica nel mezzogiorno genera a 5 anni 1,85 euro di incremento del PIL. Perché accade questo? Perché nella situazione di non pieno sviluppo del mezzogiorno l'intervento pubblico stimola nel medio periodo l'intervento privato, e cioè stimola le imprese a creare delle strutture produttive molto più consolidate e soprattutto passibili di incrementi della produzione e incrementi del PIL. Ora, se immaginiamo insieme queste due fasi, la fase di rilancio degli investimenti, i tre pilastri previsti nel decreto per il Sud, io credo che possiamo immaginare un sistema che non sia, che non ha l'obiettivo solo di aumentare il numero delle imprese che potenzialmente possono inserirsi nelle ZES, ma ha l'obiettivo molto più ambizioso, è quello di aumentare il livello di competitività, è quello di creare delle filiere logistiche, delle filiere di produzione e soprattutto di inoculare nel sistema produttivo del mezzogiorno quei fattori che possono garantirne uno sviluppo di molto più lungo termine. E io credo che in questa sia il rilievo strategico della ZES. È una operazione necessaria per poter mandare a regime tutti gli altri interventi che sono previsti in un disegno estremamente coerente, molto articolato, molto complesso. Credo di poter dire, pur non essendo uno studioso delle politiche di sviluppo del mezzogiorno, credo di poter dire che forse per la prima volta abbiamo una coerenza di visione, una coerenza di strumenti e soprattutto abbiamo un obiettivo ambiziosissimo che potrebbe consentire al mezzogiorno di recuperare i gap che dicevo prima. Un solo dato voglio citare, più per porlo come base di ringraziamento da cittadino del mezzogiorno al ministro De Vincenti, al legislatore, al presidente D'Alfonso, per tutto quello che stanno facendo. Oggi in Abruzzo noi abbiamo 80.000 ragazzi che non studiano e non lavorano. Come dire, ogni giorno dell'anno abbiamo 80.000 giornate di lavoro perse. Non possiamo più permetterci di sprecare queste risorse, perché gli 80.000 giovani che non lavorano e non studiano
non si accumulano, per dirla alla Keynes, non si accumulano su un conto corrente che noi possiamo utilizzare a nostro piacimento, sono su uno spreco irrimediabile, e per recuperare questo spreco irrimediabile abbiamo bisogno di un'azione che abbia un orizzonte e una profondità di visione come quella che istituisce anche le ZES, non solo le ZES, e guardando con coerenza all'intervento che si sta realizzando, davvero possiamo, credo, essere molto fiduciosi. E concludo solo dicendo, visto anche il ruolo che viene chiesto alle università, l'impegno naturalmente è garantito, e sono anche convinto che si riuscirà, grazie anche al modello operativo che con il decreto Mezzogiorno si sta delineando, con il coinvolgimento degli enti locali, delle imprese e delle università, sono convinto che riusciremo ad ottenere dei buoni risultati. Grazie. Allora, io vorrei concludere rapidamente questo scambio di opinioni facendo scoppiare una rissa. Allora, mettendo alla prova il rappresentante di Confindustria con il fatto che il ministro De Vincenti si fa ovviamente un vanto di aver rimesso dopo decenni al centro dell'agenda del governo la questione del Mezzogiorno, atteso che tutti, comprese le aziende, devono essere all'altezza delle sfide. Mi domando se voi avete notato questo cambio di passo che il ministro dice insomma essere iniziato con il governo Renzi e poi proseguito con il governo Gentiloni. Avete notato un'attenzione maggiore rispetto alle politiche per il Mezzogiorno? Certo, intanto saluto anch'io, saluto il Ministro, ringrazio il Presidente per il gentile invito a nome di Confindustria Chieti Pescara. Diciamo che la risposta sulla lite è presto risolta, perché siamo rissa, addirittura rissa, siamo talmente in linea che direi che abbiamo già risolto, quindi non so se questo... Ho scappato a bello. Noi vediamo di buon grado queste misure. Tra l'altro c'è una misura che personalmente ritengo molto importante, che in questo dibattito ancora non è venuto fuori, ed è Resto al Sud, la misura del Resto al Sud. Perché ritengo e riteniamo che questa sia una misura importante? Perché va a toccare gli elementi più importanti del nostro sistema paese, cioè i giovani, il capitale umano. Questo è un paese dove la mobilità sociale è molto bassa, troppo spesso un giovane per avere successo non viene messo nelle condizioni di essere valutato per le competenze, ma piuttosto per la provenienza della famiglia, per il lavoro di un genitore o per il luogo di nascita. Ecco, con questa opportunità noi possiamo mettere in condizioni i giovani di mettersi alla prova, e quindi è molto importante. Non dico questo perché ce l'ho contro chi ha la carta d'identità un po' ingiallita, anzi tutt'altro, perché ritengo che l'esperienza è un valore, ma nelle varie fasi della vita c'è una fase in cui si apprende, una fase in cui si mette in campo quello che si è preso, e poi c'è una fase finale della vita dove si restituisce quello che si è imparato, e quindi a questo chiaramente noi dobbiamo guardare come diciamo un collegamento utile per tutti, a patto che però chi ha la carta d'identità un po' ingiallita stia al fianco dei giovani e non davanti, che non copra quindi il percorso dei giovani. Per quanto riguarda invece la parte più strettamente legata alle zone economiche speciali, non è un segreto che Confindustria Chieti Pescara ha corteggiato a lungo l'autorità portuale di Civitavecchia. Perché lo ha fatto? Non per questione di simpatia, ma perché riteniamo che l'Abruzzo è infrastrutturato molto bene su questo asse est-ovest. È stato prima accennato anche dal sindaco di Manoppello, ma noi abbiamo un'autostrada intanto piena a metà, vuota a metà, a seconda di come vi faccia piacere
dirla, a raccontarla, però sicuramente è un'autostrada che può essere ancora sfruttata molto in termini di traffico. Abbiamo un autoparco ad Avezzano, un interporto importante che si sviluppa su 900.000 metri quadrati, abbiamo un casello autostradale che insiste sempre su questo interporto e chiaramente tutto questo ci fa pensare che sull'Abruzzo ci può stare un hub importante per tutte quelle merci che dovranno transitare verso l'est Europa e verso il sud. A tal riguardo noi ci rendiamo già disponibili come facilitatori per far sì che una convenzione tra le due importanti autorità portuali, e credo che in questo abbiamo un valido aiuto anche nel presidente Alfonso, per far sì che appunto attraverso una convenzione questo possa accadere e sicuramente accadrà, conoscendo la determinazione che ha il presidente in questi ambiti. Grazie. Prima di cedere la parola per le conclusioni al ministro De Vincenti, ovviamente ricordo, purtroppo non è scoppiata la rissa e quindi non ho scaldato la platea per il sindaco di Firenze Nardella, insomma, però non mi è riuscita questa operazione. Vi ricordo appunto che a seguire ci sarà questo scambio di opinioni con i sindaci e il ruolo delle città, e lascio la parola per le conclusioni al ministro De Vincenti, che sempre in questo famoso bellissimo intervento a mio avviso sul Corriere della Sera ha in qualche modo tratteggiato anche la visione sua personale, che è un professore, diciamo, le cui competenze credo che siano irrinunciabili per qualunque tipo di esperienza politica di governo. E quando dice per esempio il ruolo della portualità in vista per esempio del raddoppio del canale di Suez e credo anche dell'abbattimento drastico delle tariffe di transito, questo cosa può rappresentare per i porti italiani, e quindi come si lega tutto questo all'attenzione rinnovata del governo per il sud, che diciamo è specializzato, dovrebbe esserlo, proprio sulla portualità? Prima di rispondere a questa domanda, no, rispondo subito, un attimo solo, però mi piaceva sottolineare una cosa, che il dibattito di questa sera mi è piaciuto molto perché l'ho trovato un dibattito concreto, fatto di voglia di fare, e qui dico a Giulio Borrelli, il sindaco di Atessa, che noi dobbiamo fino in fondo fare in modo che il nostro paese ritrovi il gusto del fare. Lo dico soprattutto per quanto riguarda le amministrazioni. Quando la Sevel dice non mi fido più delle promesse che i politici fanno, io credo che noi dobbiamo fare in modo che invece gli operatori possano fidarsi, e questo passa per il fatto che la Fondo Valle Sangro non deve aspettare 40 anni, che finalmente con Luciano D'Alfonso non diremo semplicemente vedrete che la costruiamo, ma posare la prima pietra, Claudio, significa aprire il cantiere. Claudio, io mi aspetto, ascoltatela bene questa, un avviso di garanzia, così è certo per tutti. La notorietà oggi passa per gli avvisi di garanzia. Un'opera pubblica è nota solo se c'è un procedimento giudiziario, altrimenti ha la vita della farfalla. Nessuno se ne accorge, questo è il punto. Tant'è, procedete, qua qualcuno della polizia c'è, procedete a giuridicizzare. No, Luciano, io credo che uno dei compiti della politica, e naturalmente della comunicazione, qui lo dico alla nostra coordinatrice, è invece di far diventare notizia anche le buone notizie. Noi siamo purtroppo in una situazione in cui solo le cattive notizie sono notizie, e noi dobbiamo uscire da questo, perché guardate, io poi lo capisco, la comunicazione ha le sue regole, come dire,
Ecco, ma il cane che morde l'uomo è la cattiva notizia. Io invito i miei amici giornalisti, a cominciare dalla nostra coordinatrice, a cogliere il fatto che la buona notizia è l'uomo che morde il cane, e che è la vera notizia. Quando apriremo il cantiere, perché posare la prima pietra è aprire il cantiere del Fondo Vallesangro, quello è l'uomo che morde il cane. Naturalmente vogliamo che diventi la normalità, invece, vogliamo che d'ora in poi le buone notizie siano la normalità. Magari non saranno date, che vi devo dire, però io credo che poi ce ne accorgiamo nella vita sui territori, nella vita di tutti i giorni, quando nella nostra vita di tutti i giorni vediamo che la strada sotto casa è pulita, significa che il comune sta facendo il suo lavoro. Magari anche lì è più facile accorgersi che è sporca, quando è pulita la diamo per scontata. Non è scontato nulla, nel senso che si fanno le cose funzionano se le facciamo. Allora, il gusto del fare. E questa era la prima notazione che desideravo fare alla luce della nostra discussione di questa sera, e mi è piaciuto molto lo spirito di superamento del campanilismo che è stato sollevato da diversi sindaci. Vi segnalo una cosa che mi ha colpito, ve la porto come esempio, ma semplicemente, come dire, senza fare graduatori assolutamente, ma perché sono rimasto colpito. Sono stato a Bari col sindaco De Caro alla verifica del patto per la città metropolitana di Bari, e erano riuniti tutti i sindaci della città metropolitana, e a un certo punto uno di questi sindaci ha detto: ma che bella questa giornata, perché oggi ognuno di noi è salito sul suo campanile e ha guardato i campanili di tutti gli altri. Credo che sia una bella espressione avere il gusto del proprio campanile, però sapere che la storia del proprio campanile si gioca nell'interazione con tutti gli altri. Va bene, allora, detto questo, vengo alla domanda, non scappo. La domanda è molto bella, perché in realtà noi viviamo una nuova centralità del Mediterraneo. Il raddoppio del canale di Suez ci ha, in questi anni, sta già determinando una nuova centralità del Mediterraneo. Oggi siamo risaliti con la quota di traffico mondiale, di traffico merci mondiale, che passa per il Mediterraneo. Siamo oggi al 20%, guardate, il 20%, sto parlando del traffico mondiale, quindi è una cifra molto significativa, e continuerà a crescere, queste sono le previsioni. Lo stesso viaggio che il presidente Gentiloni ha fatto in Cina ci dice questo, perché la Via della Seta sarà tra le varie vie della seta, diciamo, la via della seta è una espressione generale, poi come nel Medioevo, le vie della seta, nell'antichità, le vie della seta erano tre, come sapete, di cui una passava proprio per il Mediterraneo. Ecco, la nuova via della seta ha il Mediterraneo al centro. Stiamo assistendo a spostamenti di traffici che andavano lungo il Pacifico, dall'Asia all'America, oggi cominciano a fare il canale Suez, il Mediterraneo e l'Atlantico, oltre che naturalmente il Nord Europa e l'Europa. Allora, io credo che questa sia un'occasione straordinaria. I porti del Mezzogiorno possono essere hanno una potenzialità fortissima dentro questo nuovo scenario. Sono l'avanguardia del nostro paese nei traffici internazionali che passeranno per il Mediterraneo, e quindi noi dobbiamo fare in modo che i porti del Mezzogiorno esprimano, ognuno nel suo ambito, queste potenzialità. Per esempio, è chiaro che Taranto è un grande porto industriale che fa da terminale dell'asse nord-sud in Europa. È chiaro che Gioia Tauro può essere un grande porto di transshipment nei traffici del Mediterraneo, e così via.
E io credo che i porti qui abruzzesi e molisani possano avere un ruolo importante sull'asse nord-sud e sull'asse est-ovest. Io non credo che qui c'è conflitto, dottor Pagliuca, io credo che noi possiamo immaginare che i porti di Pescara, di Ortona, di Vasto, di Termoli hanno una funzione importante da svolgere in tutte e due le direzioni e hanno alle spalle l'interporto di Manoppello importantissimo, i collegamenti verso anche il Tirreno, e hanno alle spalle un sistema produttivo abruzzese molisano che è estremamente vivo, è una delle realtà, diciamo, produttive, industriali, agroindustriali e agricole che stanno più dimostrando dinamicità nel nostro paese. E qui mi collego alle indicazioni che venivano prima da diversi interventi, in particolare il rettore D'Amico, sul fatto che le ZES sono parte di un disegno. Allora, la ZES è, dentro questo disegno, è il ruolo dei porti del Mezzogiorno nei nuovi traffici del Mediterraneo e di tutto ciò che intorno ai porti del Mezzogiorno cresce come strutture logistiche e come strutture industriali. Attrarre investimenti importanti su questo, che sfruttino queste potenzialità. Questa è una parte del disegno. Poi noi abbiamo bisogno di valorizzare, investire sul protagonismo della società civile del Mezzogiorno, che sta dando dimostrazioni importantissime. Il Mezzogiorno negli ultimi 2 anni, e il 17 però va nella stessa direzione, diciamo nel 15 e nel 16 abbiamo ormai i dati acquisiti, nel 17 stiamo vedendo però gli stessi segnali, cresce complessivamente più del centro-nord, sia in termini di PIL che di esportazioni, che di investimenti, che di occupazione, parlo di crescita percentuale naturalmente, ed è la prima volta dopo 2-3 decenni in cui il divario invece si era allargato. Questo dipende, guardate, da diverse cose, ma credo che una cosa molto importante sia le nuove imprese che al Mezzogiorno sono nate in questi anni, di imprenditori meridionali con lavoratori meridionali, che stanno dando prova di grandissima efficienza e di grande capacità di proiezione sui mercati internazionali. Poi ci sono delle realtà importanti della società civile che si organizza, io penso a imprese sociali che stanno nascendo nel Mezzogiorno, alcune ormai si stanno consolidando e che sono capaci di stare sul mercato, di far diventare le loro peculiarità un asset per fare concorrenza, lo dico in senso positivo, per crescere, per saper stare sul mercato. Ecco, io credo che queste sono potenzialità che noi dobbiamo valorizzare, noi dobbiamo investire su questo. In questa direzione va il credito d'imposta al Mezzogiorno di cui parlavo prima, che sta dando appunto risultati importanti, e in questa direzione vanno 2 misure importanti che vorrei sottolinearvi. Una la ricordava prima il dottor Pagliuca, Resto al Sud. Resto al Sud significa che un giovane del Mezzogiorno che non ha alle spalle una famiglia ricca, che non ha terre al sole e così via, bene, anche lui se ha intenzione di mettere su impresa, ha capacità di mettere su impresa, ha a disposizione un capitale, glielo mette a disposizione lo Stato, gli mette a disposizione il capitale per fare impresa, questo è il Resto al Sud. E noi puntiamo su e qui stiamo investendo sulla capacità dei giovani meridionali di prendere in mano il proprio destino. E ce n'è un'altra di misura che vorrei ricordarvi, che riguarda, Resto al Sud riguarda tutti i settori, compresa l'agricoltura, abbiamo escluso, lo riconosco, 2 settori soli, il commercio e
le attività puramente commerciali, naturalmente un'attività industriale, agricola può avere, o di servizi può avere poi la sua parte di attività commerciale, però abbiamo escluso, scusate se lo dico così semplicemente, i negozi, diciamo, ma non c'è niente di male, nel senso che i negozi sono importantissimi, ma noi dovevamo orientare le risorse a ciò che manca nel Mezzogiorno. Ora, ciò che manca nel Mezzogiorno sono le attività produttive che stanno a monte dei negozi. E l'altro settore che abbiamo escluso è quello delle libere professioni, anche qui niente di male, figuriamoci, le libere professioni sono importantissime, tanto per dare un dato personale, mia figlia è una libera professionista, insomma, ecco, quindi per capirci, sono importanti, bellissime e svolgono una funzione qualificante, però anche qui non è questo che manca al Sud. Al Sud i liberi professionisti ci sono, hanno le loro attività, ci saranno anche difficoltà, ma le loro attività le hanno. Noi dobbiamo far nascere imprese che stanno a monte dei negozi e che utilizzano i liberi professionisti che già ci sono. Per il resto tutti gli altri settori sono aperti. Però vi volevo sottolineare una seconda misura che coinvolgerà molto voi sindaci, perché passerà per la vostra iniziativa. L'abbiamo chiamata Banca delle Terre. Banca delle Terre significa che le terre incolte e abbandonate vengono messe a disposizione di nuovo di giovani che vogliano valorizzarle per attività agricole, ma anche per attività turistiche, per attività economiche. Banca delle Terre significa questo, passa in particolare per i terreni pubblici, per un censimento che ogni sindaco ha chiamato a fare delle dei terreni di proprietà comunale che possono essere messi a disposizione, e poi passa per un'attività dei sindaci che, quando un giovane o una cooperativa di giovani segnala un terreno o più terreni, magari con diversi proprietari che sono abbandonati, magari quei proprietari sono emigrati, perché molte volte è successo questo, molti terreni abbandonati sono abbandonati non perché uno non li vuole coltivare, ma perché il proprietario tanti anni fa se ne andò, dovette emigrare in Argentina, in Australia e così via. Curano la possibilità di mettere in contatto questa iniziativa dei giovani che vogliono utilizzare quei terreni con i proprietari e verificare se c'è un assenso all'uso di quei terreni. Io credo che questa è un'operazione importante, anche di ricomposizione fondiaria, che è uno dei temi dell'agricoltura italiana. Chiudiamola a questo punto. Cosa significa tutto questo? Significa una nuova politica meridionalista che non è più, pur ebbe i suoi meriti, l'intervento straordinario che era una programmazione che calava dall'alto e arrivava nel Mezzogiorno. Non è più la distribuzione di risorse anarchica alle amministrazioni locali di un passato che abbiamo alle spalle e che non ha aiutato a usare bene le risorse. È un'interazione forte tra governo centrale, regioni e sindaci per finalizzare l'uso delle risorse, e finalizzarlo a che cosa? A sostenere le capacità e il protagonismo dei cittadini del Mezzogiorno. Allora io ringrazio tutti per l'attenzione, il tema è obiettivamente non è facile, però spero che appunto ne sappiate qualcosa in più oggi, io ho imparato tantissimo e vi ringrazio davvero per l'ospitalità. Grazie. Adesso c'è Merdella.